Pablo, per te Novara Padova vuol dire sempre qualcosa di importante. Nel 2011 naturalmente la finale playoff per la Serie A, l'anno scorso due gol, uno più bello dell'altro, oggi 100 presenze con la maglia del Novara. Sì, in Padova sicuramente una squadra particolare, sicuramente sono più di 100, faccio un conto così veloce, sono più di 100, ma sono contento perché per fortuna il Padova ci porta bene. Ho fatto anche la prima con il Padova, oggi tre punti che sicuramente sono molto molto importanti, al di là che sono quattro giornate, sono tre punti molto pesanti per noi perché abbiamo sofferto molto e loro una bella squadra che è sicuramente in difficoltà, quindi ci aspettiamo una gara così dura, difficile e sicuramente chiusa come erano chiuso loro. Sì, è un po' la partita che ci si aspettava, Novara che conferma in casa di saper essere operaio, insomma, saper stringere i denti fino alla fine e tesorizzare al massimo gli sforzi fatti e portare a casa le vittorie anche stringendo i denti. Sì, sicuramente adesso sappiamo che la via è dura, è difficile, sicuramente quest'anno anche un po' di più perché sono una squadra molto importante, con grandissimo giocatore tutta la squadra che cercano sicuramente come noi di non prendere prima il gol in casa soprattutto e dopo attaccare. Credo che troveremo tante squadre che giocano così, quindi sicuramente faremo fatica, speriamo di finire sempre la partita così, soffrendo. Se c'è un rammarico, alla fine cancellato comunque dal triplice fischio, è quello di non essere riusciti a chiudere la partita, tu ci sei andato vicinissimo con un'azione molto simile a quella dell'anno scorso, dello scorso Novara Padova, questo piattone di sinistro che ha sfiorato il palo. Sì, rammarico un po' lo personale, ma molto felice perché la squadra ha dimostrato che ha personalità, carattere, quindi ci andiamo molto contenti a riposare tranquilli, sappiamo che abbiamo dato tutti oggi. Si va a Reggio Calabria con quale spirito? Con uno spirito dove si va in tutti i campi, va a cercare di prendere tre punti, sappiamo che inizia una settimana molto dura perché è la prima a Reggio, dopo arrivano altre due gare molto importanti, adesso a pensare a Reggio che sarà una trasferta molto molto difficile.